compagnia dei nostri campanari, do subito la parola al loro rappresentante. Buongiorno a tutti, io sono Michele Macconi e sono uno dei campanari della Federazione Campanari Bergamaschi. In questo momento, come potrete sentire, si sta svolgendo un suono di viene detto suono a distesa o a concerto solenne. In poche parole, è presente un gruppo di campanari che sta tenendo in mano ogni campanaro una corda e i campanari suonano le campane e un campanaro guida la suonata. Chiamando le campane. Ogni campana ha un numero, quindi si parte dalla prima, poi c'è seconda, terza, quarta e quinta, perché cinque sono appunto le campane presenti presso il santuario della Madonna del Castello. Sono cinque campane del 1845, campane di raro pregio, proprio perché sono state salvate dalla guerra, perché i santuari hanno la particolarità che le campane dei santuari non andavano requisite, come invece è avvenuto per esempio presso le parrocchie o addirittura da voi nella parrocchia di Almeno San Salvatore, dove sono state tolte varie campane. Avevano utilizzato il bronzo di fusione, ogni parrocchia doveva devolvere il proprio 50% di campane proprio per fare i cannoni per la Seconda Guerra Mondiale. Questa requisizione bellica è avvenuta nel 1942 e molti campanili hanno visto infatti parte dei propri concerti perdere campane e essere ripristinate. La scelta della parrocchia di Almeno San Salvatore era stata quella di rifondere con una nuova fusione. Io rappresento la Federazione Campanari Bergamaschi, che è una federazione che opera su tutto il territorio della provincia di Bergamo, il nostro obiettivo è la tutela del patrimonio manuale delle campane, quindi laddove le campane sono ancora esclusivamente manuale, noi cerchiamo di conservare questo patrimonio. Laddove le campane sono sia elettriche sia manuali, come nel caso qui della Madonna del Castello, dove vi è stato un recente ripristino anche della parte manuale, vogliamo appunto tutelare questa cosa. Nelle grandi giornate di festa come quella di oggi e come questo momento in cui le campane stanno suonando manualmente, i motori vengono spenti. In questo momento stanno suonando manualmente i campanari, quindi si tutela non solo il suono ma anche la tradizione, il fatto di riunirsi, il fatto che si conservano delle suonate che hanno un passato, un vissuto, è molto importante questa cosa. Siamo sempre all'interno della chiesa del santuario della Madonna del Castello, almeno San Salvatore. Adesso siamo in compagnia del nostro fiorista, nonché campanaro, Camillo Rota. Spiegaci un po' cosa avverrà adesso. Praticamente, visto che è stato ripristinato il doppio sistema, quindi ci saranno state rimesse le corde, faremo un concerto, corda, diciamo, come quello della tradizione, per circa 15-20 minuti, e poi saliremo sul campanile per il suono a festa con la tastiera che è stata ripristinata. Quindi tutto manuale come prima dell'elettrificazione delle campane. Insomma. Pronti? Rost. Terza! Seconda! Quarta! Prima! Terza! Seconda! Quarta! Prima, terza, seconda, quarta, terza, prima, bene, bene.